Amici di Fratellanza Nerazzurra, buongiorno a tutti. Oggi il video sarà molto breve, ma un po' polemico. Perché? Perché inizio a stancarmi e penso anche molti di voi, di questa, come posso dire, presa di potere sempre più grande da parte di procuratori, agenti. Andiamo nel dettaglio. Sembra saltata la trattativa per Tesman dal Venezia all'Inter tramite poi dei passaggi dopo in prestito. Quest'anno l'Inter lo voleva lasciare a Venezia, lui voleva andare verso lì di più esotici, nel senso squadre più competitive. Bada bene che, cioè, sai già che dopo l'anno prossimo verrai all'Inter, che problemi ti fai a fare un anno in Serie A, tra l'altro con un allenatore che con i centrocampisti c'è sempre saputo fare, perché Di Francesco è innegabile che, curriculum a parte, su alcune cose discutibili, nei centrocampisti ha sempre avuto ben modo di lavorarci bene, di farli crescere, di farli sviluppare, e comunque di farli rendere e anche di temperarli. Cioè, per la Serie A è una cosa importantissima, soprattutto se poi ti devi trovare una squadra come l'Inter. L'anno scorso eri in Serie B, non te lo dimenticare, però vabbè. Parliamo di procuratori, perché appunto dopo, oltre a queste cose qua, si parla di comunque ancora oltre a richieste del giocatore, richieste del procuratore, no, io voglio andare là, no, il mio istituto deve andare di qua. No. Allora, abbiamo avuto già una passata esperienza noi, ma come tanti altri, per esempio anche con lo stesso Samardzic, sempre sponda Milan, beh, c'è un bagaglio procurale, lo volete come suo, ve lo volete portare via, visto che è uno che di commissioni ne sa prendere bene, non so. Vabbè, ben bene, va al Milan, secondo per voi. Però oggi abbiamo visto là come ha rovinato un anno almeno di crescita del ragazzo. Abbiamo visto come lo stesso procuratore di Zirkzee chiedono i milioni adesso qua. Cioè, ogni trattativa adesso non è più legata semplicemente al club di appartenenza che ti ha pagato, ti ha fatto crescere, ti ha dato visibilità, ti ha dato il nome che hai, ma adesso bisogna parlare anche con i procuratori, bisogna pagare i procuratori, bisogna pagare la gente, l'amico, il padre, chi ha la percentuale del ragazzo, chi deve essere soldi là. Cioè, ci stiamo un po' troppo allargando su una strada che secondo me è impervia e piena di ostacoli e soprattutto distante sempre di più dallo sport, perché lo sport è una cosa meritocratica, lo sport è una cosa passionale, lo sport è una cosa di fede, di sentimenti, no? Di quelle cose che quel primordiale istinto che ti prende per il gioco, l'adrenalina. E tutti questi giochi di soldi, potere, procuratori, agenti, clausole, commissioni, non mi piacciono proprio per niente, perché stanno inquinando questo sport, stanno inquinando la passione dei tifosi, perché sono tifosi che danno l'anima, che pagano fior fior di soldi per vestiario, magliette, brand, gadget, biglietti, viaggi, chi più ne ha più ne ha, abbonamenti che costano una follia sempre di più. E è mancanza di rispetto, secondo me, di chi veramente permette a voi di lavorare, perché siamo noi che vi permettiamo di lavorare. Perché tanti potrebbero dire: no, sono le società, io ho i soldi per i gna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 gn
vuoti? Se gli abbonamenti televisivi fossero a zero, verrebbero pagati così tanto? Se il merchandise non fosse venduto? No, chiedo.
Mi posso assicurare, come per esempio nello sport che insegno io, che è nell'atletica, tutto questo non c'è, e chi vive lo sport lo vive per le sue prestazioni, per quello che vuole fare, per gli obiettivi che deve raggiungere. E il livello economico è molto molto esiguo, quindi chiaro, si cerca sempre un po' di tirare su da... non è ancora arrivato, fortunatamente, tutto il mondo procuratore, cioè ci sono, ma non questi, è ancora, quindi infatti, ma come si vedono i risultati agli ultimi europei, si incrociano le dita per le Olimpiadi. Comunque è un mondo in crescita, mentre fatalità, il mondo del calcio è sempre alla ricerca di soldi, sempre più soldi. Perché? Perché sempre più persone chiedono soldi. Una volta era squadra, società, giocatore, adesso sono società, giocatore, procuratore, agente padre, agente figlio, agente fratello, zio nonno, cugino figlio, e più ne me, e più ne me, e bene. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Che poi sono tutti soldi, quelli dati ai procuratori, cioè, che non rientrano nel calcio. Perché ve lo voglio ricordare, sono soldi che escono dal circuito calcio, quindi non continuano a fare giro, non continuano ad arricchire società, ma vanno ad arricchire persone esterne, ok? Per loro tornaconto personale. Quindi una società guadagna per perdere i soldi. Ed è sbagliatissimo così, perché già i valori di mercato sono belli gonfi. Che mi ricordo nel 2010 si parlava, dopo il finale di Champions League dall'Inter, di 30-35 milioni Milito, Maicon, quella gente là, e tu dici, 35 milioni adesso ci compri Buongiorno, è il primo esempio che mi è venuto, che non ha niente a che fare con Milito, con Maicon. Ma zero, cioè non gli allaccia neanche le scarpe. Però purtroppo adesso tutti mangiano, tanti vogliono, ci si lamenta infatti di tante partite, di tanti impegni, però vi lamentate di tanti impegni, ma non vi lamentate del contrattino che arriva, dei svariati milioni, dei bonus, degli sponsor, quindi non vi lamentate, ok? Allora è troppo comodo fare la facciata per poi... alle società che devono stare là a fare i salti mortali, conti, bilanci, eccetera, mentre voi guadagnate, eccetera. Devo dire che schifo. Ecco, basta, tutto qui, un piccolo video dove vi ho esternato quello che penso, quindi ditemi la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di questo schifo che riguarda tutte le società. Ho preso un esempio un po' l'Inter, ho preso un esempio anche di Zig Zag, cioè sono cose recenti, ma è pieno il calcio di queste cose qua. Fatemi sapere la vostra e vi ricordo di iscrivervi al canale, che siamo quasi a 400, dai, manca uno, poi saliamo, andiamo avanti, non è che dobbiamo fermarci. Quindi iscrivetevi al canale, condividete con tutti i vostri amici, mettete like a tutti i video e, come vi diciamo, sempre solo forza Inter. E tra poco c'è un'altra amichevole, la pergolettese, siamo in casa lunedì, mi pare, sono i colmi alle porte chiuse, che noi scriviamo schemi incredibili, cambia niente. Buon weekend a tutti, sempre sulla forza Inter, un saluto, condividete tutto, ciao!